Sarà la volta buona perché ci sono dati oggettivi, concreti, si è partito da questo primo elemento di riqualificazione, altre ce ne saranno, ci sono risorse, progetti concreti, quindi credo proprio che ce ne siano tutti i presupposti. Per riqualificare questa città, ma soprattutto per dare l'idea che da questa città possono partire progetti di riqualificazione esemplari per tutto il paese. Io ho detto pubblicamente che Napoli è una città molto importante, un elemento importante per il sistema paese anche dal punto di vista della riqualificazione di beni come questo, ma anche di temi economici, sociali e quant'altro. Quindi un momento veramente molto importante. Io sono grato al sindaco, al prefetto e a tutte le autorità, insomma, di essere stato invitato a presenziare a questa inaugurazione. 3 milioni di euro per la riqualificazione e gestione unitaria del complesso di Piazza del Plebiscito, compresi i suoi spazi ipogei. Il ministro dell'Interno Piantedosi oggi a Napoli ha sottoscritto un accordo in prefettura che coinvolge la Direzione Centrale degli Affari dei Culti, la prefettura, il Comune di Napoli, l'Agenzia del Demanio e la Soprintendenza. Si parte con la bonifica di ipogeo e colonnato, con l'obiettivo della manutenzione e del restauro del colonnato e degli edifici retrostanti e un'illuminazione diffusa. Le risorse provengono dal Fondo Edifici di Culto e dal Comune per l'impianto di illuminazione. Il Comune si impegna anche a riaprire l'ipogeo di 1000 metri quadrati realizzato nell'Ottocento sotto la Basilica di San Francesco di Paola, coinvolgendo Curia, Soprintendenza e Agenzia del Demanio. Credo che questo accordo sul colonnato di Piazza Plebiscito sia un accordo estremamente significativo, proprio perché supera una frammentazione di competenze e una difficoltà di gestione che noi abbiamo vissuto per molti anni. Noi poi come Comune interveniamo su due cose molto specifiche. Noi prendiamo in carico a breve l'ipogeo, che pochi conoscono, ma è un luogo molto importante perché rappresentava quello che doveva essere il Pantheon della dinastia dei Borboni, mai utilizzato, ma un luogo di grandissima bellezza architettonica, storica, che ha una grande vocazione espositiva. Poi affrontiamo un altro tema, il tema di una illuminazione artistica di tutta Piazza Plebiscito. Noi abbiamo cominciato illuminando il colonnato, adesso c'è la necessità di un grande progetto illuminotecnico che guardi anche a tutte le quinte che sono dietro. Quindi questo progetto fa parte di questo grande piano di riqualificazione dell'area monumentale della città che coinvolge Piazza Plebiscito, la Galleria, la zona di Via Acton, Molo San Vincenzo e Molo Siglio. La bellezza è una caratteristica importante di Napoli. La bellezza può essere anche fattore di progresso economico, progresso sociale. Ecco, dicevamo prima, il sindaco mi rappresentava i dati del boom turistico che Napoli sta vivendo e che sono sicuramente legati anche alla storia di Napoli e alla sua bellezza, ed è qualcosa che si trasforma anche in qualcosa di più concreto. Napoli è un elemento, un asset importante del sistema paese e quindi deve sempre più spesso candidarsi ad essere un esempio portatrice di progettualità per tutte le forme di riqualificazione, non solo quelle architettoniche ma anche quelle di tipo sociale, di tipo economico anche. Quindi senza Napoli le speranze di sviluppo, diciamo, del paese, di ripresa sotto ogni aspetto, sono più deboli. Quindi di questo devono prendere coscienza anche i napoletani.